Il Leo Club di Gela stamattina ha tenuto una lezione di educazione civica e agronomia qui all'Istituto Comprensivo Don Milani. I bambini, dopo aver ascoltato gli specialisti del settore, hanno avuto la possibilità di piantumare loro stessi delle piante nell'area circoscritta in cui hanno creato un orto didattico. Oggi abbiamo svolto un'attività molto molto importante, appunto prende il nome di orto didattico, ed è fondamentale partire dalle classi più piccole, quindi dai bambini più piccoli, appunto un'età di 8 anni, e che ci permette appunto di sensibilizzare ancora di più quello che è l'importanza della natura. Un modo diverso per insegnare ai bambini il rispetto dell'ambiente. Un modo per imparare facendo, in questo caso proprio sporcandosi le mani di terra, perché so che hanno piantato, ho visto che hanno piantato anche loro, un modo per prendersi cura della natura, per seguire il ciclo della natura, e anche credo un percorso di educazione alimentare, perché avranno modo di capire la diversità della qualità del prodotto diciamo coltivato in maniera biologica. Qual è stata la risposta dei bambini nel toccare con mano, nello sporcarsi le mani e lavorare la terra? Ho visto tanto entusiasmo, ho visto tanta gioia, qualche sorriso, quindi vuol dire che l'iniziativa della scuola, del Leo e delle professoresse che hanno animato questo incontro ha colpito nel segno. I ragazzi sono stati curiosi, hanno fatto anche delle domande, siamo stati, come dire, abbiamo contestualizzato il nostro linguaggio anche a quella che è la realtà in termini di età dei ragazzi. E ringrazio chi mi ha dato la possibilità di essere qua, quindi il Leo di Gela e la scuola, perché penso che iniziative del genere debbano essere ripetute in tutte le scuole. Riteniamo che determinati valori vadano inculcati fin da giovani, quindi abbiamo subito aderito con notevole gioia a questa iniziativa. Ci mettiamo a disposizione verso i ragazzi, verso i giovani, per dare dei messaggi di cultura ambientale, dalla raccolta differenziata nell'economia circolare, il riciclo del prodotto. Quindi noi accogliamo questo invito, dove si parte dalla natura, dalle piante, trasmettere ai bambini l'importanza delle piante nella vita, che praticamente sono l'essenza del nostro patrimonio vitale. Perché è così importante che anche voi cominciate a lavorare la terra? Perché possiamo salvare la terra. Prima siamo andati in classe, poi siamo venuti qua, siamo andati al salone, ci hanno spiegato un po' di cose sugli alberi, sulle piante, poi siamo andati a prendere il rosmarino. E con queste piante cosa avete fatto qui in questo terreno? Lo avete piantato? Sì. Sì. Ma ti è piaciuta questa iniziativa? Sì, molto bello, mi è piaciuto. Perché ti è piaciuto? Ci hanno dato dei vasi, perché li dobbiamo coltivare. Che cosa dovete coltivare? Queste piante. Stamattina mi ho coltivato diverse piante. Ti è piaciuta questa iniziativa? Molto, mi è piaciuta. Perché non capita tutti i giorni questa iniziativa e poi sono felice di fare questa coltivazione. Era una cosa che avevi già fatto, piantare delle piante? No, mai l'ho fatto. Ti è piaciuto? Sì, molto.